novembre 1991. In un piccolo paese della Lombardia abita la famiglia Moretti. Il più grande dei figli, Andrea, deve partire per fare il servizio militare. Ti raccomando, perché a militare fanno di scherzi. Dario, Dario, vieni giù. Dario, vieni a salutare il tuo fratello, dai. Dario, il fratello minore, è legatissimo ad Andrea. La sua partenza lo sconvolge. Andrea, Andrea, mi raccomando, Andrea, ciao, vieni. Ciao. Andrea, ciao. Senti, i sogni di Dario assumono l'aspetto di incubi. È la prima notte che dorme solo in questa stanza. Dario! 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 Sbrigati, se no fai tardi a scuola, ancora lì sei! Al mattino accadono dei fenomeni stranissimi. Al mattino non si può mai svegliare! Madonna, c'è il latte per te. Madonna, che succede qui? Ma cosa sta succedendo? E che cosa hai combinato tutto qua? Io non ho combinato niente, questa mattina sta accadendo tutto. Cosa sta accadendo tutto? Sì. E tu sei ancora lì, a scuola, sempre tardi. Cosa da fare per questa mattina che stanno succedendo? Non salutare! Tardi a scuola, Dario! Invece se... A scuola i pensieri di Dario sono rivolti altrove. Al fratello che è militare, ma anche a quello che è successo la mattina a casa. Grazie per avermi aspettato. E tu si mangia? Sì, adesso arrivo su. Se qualche volta ti vedo... I Moretti scappano da casa e vanno a cercare aiuto dai loro vicini, la famiglia Casilli. I Casilli decidono di ospitare i Moretti a casa propria. Il giorno seguente, dopo aver sentito l'incredibile racconto, decidono di contattare un loro amico, Maurizio Piovesan, appassionato conoscitore di fenomeni paranormali. E se chiamassimo... Pronto? Piovesan? Sì. Ah, buongiorno signore, lei? Sì, cosa? Mi hanno chiamato un lunedì mattina dicendomi che in una casa poco lontano dalle parti nostre succedevano cose strane. Ho sempre avuto la passione della parapsicologia, mi è sempre un po' incuriosito e attratto questa materia, in cui chiamarmi a vedere un fenomeno così era un'esperienza tutt'altro che indimenticabile. Stavamo parlando delle cose... Piovesan, dopo aver parlato con la famiglia, decide di andare con Dario a verificare di persona cosa è successo in quella casa. In tutte le stanze succede questo, e quando ci sei tu o anche quando non ci sei? Ho sempre avuto come regola fissa di tenere il ragazzo davanti a me, mai né dai lati né dietro, appunto per evitare che potesse fare qualcosa per stupirmi, no?
L'atmosfera era buia, c'era un odore tremendo perché poi era scoppiata anche nella televisione, un odore di plastica bruciata, fuliggine a terra. Che odore? C'era il lampadario sfracellato sul tavolo, dalle porte, dai tipi dei mobili erano cadute pentole, vasellame, tutto a terra rovinato in maniera proprio un caos. Si vedeva che era successo qualcosa di non bello. Poi anche un po' anche l'atmosfera che un po' occupa. Sentivo che era accaduto qualcosa che non era normale, che non doveva venire così. Ho lasciato la cucina, che era quasi a mettere un caos indescrivibile. Siamo entrati in una sala da pranzo ed era in perfetto stato. Sembrava un'altra stanza proprio da un'altra casa. E ho contattato, ho detto, ma come mai tuo amico Osvaldo qua non ha fatto niente? Perché Osvaldo era un nomignolo che davano a questo spiritello che distruggeva la casa. Era stato dato dalla famiglia che l'ha ospitato in modo di drammatizzare un po' la cosa. Andiamo su, dai. Siamo saliti nei piani superiori. La scala è fatta a gomito, a 90 gradi, con un pianerotto circa un metro per un metro. E su questo pianerotto c'era una specchiera inganciata con delle viti a pressione. Sì, sì, vai. No, no. Povero. Lo sbaglio si arrabbia. E noi lo facciamo arrabbiare. Camera di chi è? Mia e di mio fratello. E anche qui vedo che non è successo niente. A un certo punto si stacca un quadro alla parete e cade diretto ai miei piedi. Io l'ho guardato, ho studiato la traiettoria del quadro e ho visto che aveva fatto un movimento che non era, era caduto così, proprio di fronte ai miei piedi. Allora ho preso il ragazzo e ho detto, adesso vieni qua, devo parlare con te. Senti, hai paura di questa storia? No. E di tutto quello che succede? Non so che pensare. Sai una cosa, Dario? Il nostro cervello ha delle qualità incredibili e noi ne usiamo solo una piccolissima parte. Sì, l'avevo letto su qualche giornale. Sai che la causa di tutto questo potresti essere tu? Io? Ma adesso andiamo via che devo fare i compiti. Vito, con la cura dell'occhio saltare un vaso di terracotta che era là come soprammobile, con una traiettoria proprio inconsueta. Poi siamo usciti. Forse lui pensava che Osvaldo, questo spiritello, fosse amico suo, mentre penso che inconsciamente sapesse che era lui la causa di tutto questo. La faccenda ha preso questa svolta. Io ho avvertito Don Pier Giorgio, un padre che aveva la fiducia della famiglia che ho ospitato, in cui è stato, mi sembra, anche delegato dal vescovo di seguire questo caso e di vedere che non ci fossero altre presenze oltre il fatto normale di porte guest. Volevo parlare un po' con lei di una cosa molto importante, anche abbastanza urgente. Decisi, dopo il colloquio avuto con Maurizio Piovesan, di toccare con mano la situazione, il fenomeno, di andare personalmente a casa dove avvenivano questi fenomeni e accompagnato dall'interessato, da Dario. Nonostante siano passati già 4 anni, rivivo quell'esperienza con la stessa intensità emozionale di allora. Fare di sopra no. Perché no? Perché c'è Osvaldo. Ma non ti preoccupare, Fabio. Ma questi che da me decido io. E questi cosa sono? Salendo, i quadri che c'erano appiccicati sulla prima rampa di scale, 3, cominciarono a oscillare. Ma la seggiola di stile Savonarola si rovesciò. La lasciamo così com'era, logicamente io ero molto agitato, mi accompagnò nella camera da letto. Lascia stare! Perché devo lasciare stare? Osvaldo si arrabbia! Ma no, che Osvaldo non si arrabbia, non vedo perché hanno chiuso per... Cosa stai? Cosa c'è di là? La camera dei genitori! Vediamo. Ah sì, diamo una benedizione. Ancora un'altra? Sì, certo, un'altra benedizione. Riconosco il mio Dio in queste avversità, ma basta! Adesso basta, ci sono qua io! Libri che erano sbalzati dalla scrivania erano diretti verso di me, a colpire me. Andiamo! Ripercorremmo il corridoio e uscimmo. Il desiderio mio era di arrivare al più presto all'aperto, ero molto scosso, spaventato logicamente.
Ancora rimango così un po' così scioccato da quel fenomeno, logico, supera le nostre forze naturali, entra un po' dal nostro modo di agire, di vedere le cose. Ma mi avete stufato tutti, ma no, la tensione nervosa di Dario ha raggiunto il culmine. Mandatelo fuori. Niente sembra poter fermare ciò che accade. Quando un giorno Andrea telefona dicendo che sarebbe stato trasferito in una caserma vicino casa. Basta questo per tranquillizzare Dario. Da allora nessun fenomeno si è mai più verificato. Sì, io sto bene, tu come stai? No, bene, la scuola va bene, ma tu quando torni? Quando torni, dai, dimmelo. Dario Moretti è uno dei pochissimi casi ufficialmente riconosciuti e catalogati come poltergeist. Dario adesso ha 17 anni e mezzo, quasi 18, ha un lavoro, si occupa di, mi sembra, di computer grafica o cose del genere, è un tipo molto creativo, e sta, cioè la sua aspirazione, come tutti quei ragazzi della sua età, di avere la patente, e penso che insomma sia tornato nei binari della normalità. Per lui sarà forse un bel ricordo, un brutto ricordo, non si sa.